Buongiorno a tutti, grazie Elvira, sono Tiziana Mezzetti del gruppo di supporto e coordinamento dell'alternanza dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Vorrei dire che io sono molto contenta e anche emozionata di essere qui oggi perché anche per noi del team di alternanza è stata una prima esperienza, è la prima volta che qui in Ispra partono dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Io spero che per voi questa esperienza formativa sia stata positiva e che ve la portiate come bagaglio per la vostra vita futura lavorativa. E ho preso spunto dalla giornata di oggi, il cui titolo appunto è L'alternanza scuola-lavoro in Ispra, la parola agli studenti. Voi oggi sarete protagonisti perché tra poco sarete qui a presentare i vostri lavori e ho pensato un po' per rompere il ghiaccio di partire proprio dalle vostre parole. Quindi mi faceva piacere, mi avvicino intanto a questo foglio grande, sapere come è stata per voi questa esperienza dell'alternanza scuola-lavoro in una parola. Sintetizzatela in una parola, una sola parola. Non ci sono, vi dico subito, non ci sono risposte giuste e risposte sbagliate perché fa parte di un vostro vissuto. Forza e coraggio, tu che sorridi. In una parola, come è stata per te questa esperienza? Interessante. Ok, ti va di alzarti così, vi faccio fare anche un po' di movimento. Alza di qua, qui ci sono dei pennarelli e lo scrivi. Poi ancora nuova, vieni anche tu, scegli un colore e lo scrivete su questo. Ancora ragazzi? Allora, interessante, nuova. Istruttiva. Vieni. Guarda, qui ci sono i pennarelli. Scegli un colore e poi. Tu come ti chiami? Come? Adieri, ok. Come è stata per te? Non può sentire. Istruttivo. Ok. Poi ancora. Ancora, forza. Soprattutto chi, voglio dire, chi non presenterà oggi, questa è un'occasione per dare un piccolo feedback. Sì, sono coinvolti tutti gli studenti, quindi anche quelli dell'Inaudi. Per voi com'è stata, in una parola, questa esperienza? Se doveste sintetizzarla in una parola dell'alternanza scuola-lavoro. Vai, tu come ti chiami? Michela. Poi ancora. L'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Innovativa, vieni. Dai, ancora ragazzi. Parole come? Completa. Completa. Chi è che ha parlato? Vieni. Voi? Lì, in mezzo? Sì. Hanno detto tutto, quindi per te è stata nuova, interessante, istruttiva, complessa e innovativa. Ma la tua, il tuo vissuto qual è? Hanno detto tutto quello che pensavo. Bella, bella. Ok. Se ti va scrivilo. Va bene. Ma si possono usare parole che non stanno sul vocabolario? Certo. Vai, tu hai una parola che non esiste, forse non c'è il vocabolario, però vabbè, che famoso è stato l'Accademia della Crusca, che la so, no? Come ti chiami tu? Francesco, qual è la tua parola che non esiste sul vocabolario? Forse non esiste. Arricchete.
Beh, una bella parola, arricchente, no? Ti ha arricchito questa esperienza? Sì, arricchito. Bene, bene, ci fa piacere. Ci fa piacere. Poi ancora, su. Basta così? Questa è un'occasione per dire... per dare un vostro feedback a noi. Non è necessario che diciate solo parole positive, potete anche dire qualsiasi parola va bene. Vabbè, faticosa allora, dai. Dai, faticosa, vieni. Faticosa. Tu? Stai qui di un No, no, ma non è un discorso di fantasia, è proprio un discorso di come è stato per te questa esperienza. Ah, Riccardo, ci avete messo pure giustamente le se io in tutto richiederei un'altra cosa. Basta, avete finito? Siete... questa è l'ultima occasione, tutti a posto. Io in tutto invece vorrei chiedere, sono state dette tante parole, nuova, l'esperienza è stata nuova, interessante, istruttiva, complessa, innovativa, completa, bella, arricchente e faticosa. E chiedo ai tutor, sia quelli scolastici ma soprattutto ISPRA, se si aspettavano queste, me lo potete dire anche alla fine, se si aspettavano queste parole e se non se l'aspettavano perché, se vogliono dire qualcosa rispetto, se vogliono dare un feedback ai ragazzi rispetto alle parole che hanno scritto. Qui vedo alcuni tutor, vedo Alessandra. Basta, pure tutor. Allora, io posso dire qualcosa? Sì, come no. Allora, nuova conferma. Interessante per me perché è stata un'esperienza con i ragazzi spettacolare. Complessa, confermo. Istruttiva, un po' ambiziosa come termine, perché istruttiva non so. Per loro però è stata... per loro sì. Complessa lo confermo, innovativa assolutamente sì, perché è un progetto sperimentale e vi assicuro che la macchina che si è messa in moto per fare questa giornata, per fare il corso formativo e per avviarlo è durata moltissimo, è stata veramente impegnativa soprattutto per loro. Completa speriamo, bella molto, arricchente molto, faticosa abbastanza. Bene. Io vi ringrazio e lascio la parola alla mia collega Beatrice Fernandez.